In questo volume sono raccolti due capolavori di Khalil Gibran. Il profeta fu pubblicato per la prima volta a New York nel 1923 e, come tutte le grandi opere, provocò critiche ed entusiasmi ugualmente accesi. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere la prima parte di una trilogia sui rapporti dell'uomo con se stesso, con la natura e con Dio. La seconda parte, Il giardino del profeta, rimase incompiuta e fu pubblicata postuma. La terza non fu mai scritta. I versi che scandagliano l'animo umano con sensibilità poetica e forza visionaria richiamano alla mente Blake, Nietzsche, i mistici dell'India, gli asceti del mondo islamico.